Guarda cosa ho portato stasera in degustazione. Nome di fantasia Belforte, Todi Sangiovese DOC del 2015, Cantina Tudernum e lo apriamo immediatamente. Andiamo subito a degustare. Allora, ti dico che il grado alcolemico è 14%, quindi bello tosto. Uvaggio 95% sangiovese, mentre il 5% è merlot. Quindi sangiovese, vitigno maggiormente utilizzato in centro Italia, mentre invece il merlot è vitigno internazionale. Allora, beh, che bel colore, bello intenso. Impenetrabile, un bel rosso rubino. Direi che sì, pieno, non abbiamo dei riflessi. Naso. A naso è intenso, è delicato. Prevalgono sicuramente i frutti rossi, ma anche una leggera nota speziata. Buono, 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 buono. Bocca, proviamolo. Allora, tanino fine, elegante, fatto bene. Di questa azienda ho già bevuto il loro Merlot in un altro video e ti dico che mi è piaciuto particolarmente. Questo forse lo trovo un pochino più rotondo come vino, un po' più morbido. Secondo me è migliore rispetto all'altro. Riproviamo se sentiamo qualcos'altro. Si ritrova comunque come a naso, quindi i frutti rossi e la speziatura vengono fuori assolutamente e c'ha anche un po' di sapidità perché adesso inizia a salivare la bocca. Abbinamento direi formaggi stagionati. Io ci metterei davvero un bel formaggio stagionato con questo prodotto a fine pasto, quindi secondo me è bomba. Ci vediamo alla prossima degustazione, mi raccomando, ricordati di bere senza perdere la dignità.